Il Pescara sciupa l'impossibile, mancando all'Adriatico una vittoria che sarebbe stata ampiamente meritata. Gara a senso unico con i biancazzurri che contro il Trapani hanno avuto però il torto di non mettere la palla nel sacco. Un peccato perché il match del Giovanni Cornacchi è stato un monologo abruzzese con un Fiorillo spettatore non pagante. Il Pescara in campo con la formazione annunciata, i siciliani contano assenze pesanti quali quelle di Nadarevic, Junco e Martinelli. In difesa c'è l'ex Terlizzi. L'avvio del Pescara che al quinto è un'occasione colossale con Maniero che è scattato tutto solo sul filo del fuorigioco, davanti a Marcone si fa respingere la conclusione dall'estremo siciliano. Al nono ancora Maniero al volo in area sfiora il palo con Marcone, questa volta immobile. All'undicesimo i tifosi biancazzurri gridano ancora al gol, ma il tiro a girare di Gianluca Caprari termina di poco fuori lo specchio della porta. Al 17esimo, dopo un pallone perso da Bjarnason, Basso si appropria della sfera e conclude di poco fuori dopo una deviazione della difesa biancazzurra. Per Maniero non è una gran serata, visto che al 43esimo l'attaccante biancazzurro sbaglia ancora davanti al portiere del Trapani, imitato un minuto dopo da Bjarnason che tira centralmente. Al 46esimo brivido in area biancazzurra con un colpo di testa al lato di Abate. Nella ripresa si riparte con gli stessi 22 e con lo stesso Canovaccio e Marcone ancora protagonista con un grande salvataggio su Bjarnason. Il Pescara fa gioco, corre pressa ma difetta negli ultimi 20 metri con un Maniero tanto mobile quanto impreciso. La seconda opportunità ospite è affidata da Ramu che calcia però fuori misura una punizione dai 20 metri. Alla mezz'ora tocca al neoentrato Melchiorri ma la porta trapanese è stregata visto che due minuti dopo è ancora l'ex padovano a sfiorare l'1-0 trovando ancora Marcone. Poi la volta ancora di Melchiorri e di Grillo con il portiere del Trapani che para a terra. Al Pescara non ne va bene una visto che al 39esimo c'è un cross di Pucino dalla destra con gli attaccanti biancazzurri che non riescono ad ingaggiare la sfera per la zampata giusta. L'assalto finale è tanto generoso quanto improduttivo con il Pescara che sciupa ancora al 49esimo quando sul rinvio errato del portiere trapanese Maniero mette ancora fuori. E domenica prossima ci sarà nella prima trasferta della stagione una importante verifica in casa della Ternana.